Ora mi vedete bene, vero? Dite la verità. Che mi vedete bene. E a voi non mi vedete bene. Già. Ora mi scaldo un po' di latte dopo avermi lavato la faccia, perché ormai ho preso caffè, quindi... Anzi, ho preso il caffè e quindi devo... L'ho preso alle... Non mi ricordo che l'ho preso, comunque non importa. Mi ha lavato la faccia, mi sono svegliata piuttosto benino, nonostante c'è un dente che mi traballa in bocca, ma vabbè, dettagli. E vi siete svegliati con il panorama di casa mia in questo video, perché prima ho pubblicato quello di prodotti finiti, che tra l'altro alcuni sono pure bocciati alquanto, e adesso... Niente, ci dedichiamo alla mia giornata, ok? Non so quanto riuscirò a riprendere, però vediamo. Dai, mi porto con me di là. Ora mi metto gli occhiali, sempre se riesco, perché non è detto che riesco. Ok, dai, venite con me. Sì, latte. Latte buono. Non ho nulla da togliere al granarolo, ma anche questo granarolo, per carità di Dio, è buonissimo, troppo buono, ma anche questo non è male, perché questo è rigorosamente sardo, quindi buono. Vabbè, c'è un paese per dire tutte stupidaggini, ma che non posso, sta male. E dopo l'ho messo altro telamino. Beh. Oh, ecco il 4. Vabbè, è sporco. Quindi voglio lavarlo, vabbè, mi trovo a lavarlo. Nel frattempo voglio fare... Allora, nel frattempo... Mi sa che mi preparo una scodellina di latte. Ma non so dove... Dove la prendo allora? Vabbè. Le arance, prendo questo, tanto poi non dovrà, forse del latte da qua. Cioè. Sto facendo un chiasso poi, e tanto mia nonna ancora sta dormendo, vabbè, vabbè. Infatti si è svegliata in questo istante, lasciami stare. Allora. Nel frattempo io scaldo il latte e niente. Qualche video su YouTube me l'ho guardato, ma adesso non voglio stare troppo perché voglio anche dedicarmi a fare video io, per me, anche se sono struccata, estra struccata, però non me ne importa. Tanto poi mi do qua le sopracciglia, anche se dovrei truccarmi un po', vabbè, dettagli. Aspettate che mi sposto dall'altro lato. Allora, ecco qua. Cos'è? C'è gas anche. Perfetto. Questo lo metto di qua. E siamo a posto. Questo latte lo metto in frigo. Aspetto che scalda un po'. Nel frattempo prendo della, come si chiama, della, nella mente, come devo dire,
No, come voglio dire, cosa voglio dire direttamente? Aspettate perché mi sa che vi ho messo in modalità che non mi vedete una mazza. Cioè, avevo paura che mi caschiate. Vi voglio mettere in modalità che riusciate a vedermi meglio. Sempre che non mi cascate. Sì, infatti state per cadere. Aspettate. Ma perché dico sempre aspettate? Sono strana io, non ci fate caso. Allora, devo prendere un bicchiere, cosa prima sto dicendo. Voi dite, perché non fai discorsi piuttosto sensati? E a volte sembra che non vuoi dire niente. Avete ragione, ma sapete che io a volte non riesco a coniugare un verbo con l'altro? Cioè, praticamente io voglio fare un discorso e mi esce tutt'altra cosa. Non lo so se capita anche a voi, forse no. Ma io sono l'unica strana della situazione qua sul web, su YouTube. Quindi prendetemi per quello che sono. Perché vi ho già detto una cosa mia, che non devo neanche dirvi, e quindi dovete cercare di capirmi. Se no, non lo so io. Vabbè, niente. Era acqua, quella che c'era qua dentro era acqua. Non era null'altro. E niente. Poi niente, non c'è azzecca una mazza. Perché dico questa roba? E niente, addaie, eridaie, eridaie. Volevo dire semplicemente, sono contenta che finalmente sto facendo un videovlog stamane. Che poi questo videovlog non so quanto durerà perché se mia nonna si alza poi comincia a correggere quella, a correggere quell'altro. Sembra, non voglio dire quello schifoso nazista di Adolf Hitler, ma quasi. Però dire un mezzo, sì, maresciallo delle correzioni italiane, della correzione italiana. La professoressina, ma va, per piacere, dai. Non prendiamoci in giro. Adesso mi direte, ma che cazzo sto dicendo? E così ragazze, mi sembra boh, strana mia nonna. E quindi è così. Allora, adesso prendo un po' di questo latte e me lo verso se non mi faccio male. Ok, me ne prendo così perché tanto lo lascio un po' a mia nonna. Allora. Dunque, siccome sto parlando come se mi stessero pestando, cambio tono che mi riprego che non se ne vada questo video. Ciao. Allora, ce ne sarà un po' di caffeuzzo? Sì, vai, ce n'è. Bene. Zucchero. E vi sposto di là, se ci riesco. Però volere è potere a sto punto. Assolutamente. A sto punto, ecco qua. Allora, sì, vedete la tazza da caffè perché pochi momenti fa, non lo so, come dire, pochi momenti fa, non lo so, comunque sì, stavo bevendo il caffè e guardando, bazzicando sul web, su YouTube. Per vedere un po' qualche video, ma adesso siccome non ci ho più voglia di vedere video, meglio me ne sto a fare il mio video. Non me ne vogliate, ragazze, ma anche io ho diritto a fare i miei video, mi direte che ti dice niente, giusto. Però so che molti ci rimangono male perché la mia qualità fa veramente pietà, la qualità del video, poi non si vedono bene, due. Il fotogramma estetico, fotogramma per altezza fa veramente pietà, per non dire cagare, ma la verità si fa cagare mio. I miei video sono belli, ma la qualità non è tanto eccelsa. Ovvero, vi spiego. Vi ho fatto capire una certa, non voglio dire una certa, una ragazza simpatica e anche molto colta, non so se sia pedagogista, non ne ho idea, o se una professionista del trucco, non ne ho idea. Comunque,
Di chi stai parlando? Sto parlando di Francesca Wessel. Non è mia cugina, è una mia amica di YouTube che mi consiglia bene, non fa male a consigliarmi perché io almeno vorrei prendere delle dritte per come fare dei video su YouTube. Ed è giusto. Infatti in una stories su Facebook mi ha detto, ragazze mie, allora se vuoi un consiglio ti direi di fare delle qualità video estetiche, ve la prendo come l'ho letto perché io sapete benissimo, ve l'ho già detto tante volte, ve l'ho accennato, il mio problema è l'apprendimento, quindi vabbè. Vi stavo dicendo dunque, fotogramma per altezza e larghezza di fotogramma, sì, fotogramma sarebbe il video, che deve essere bello da vedere, sì, però fotogramma per 1880 o 980 qualcosa, insomma i pixel devono avere una granatura che si veda bene, perché altrimenti se devo fare video belli ma che si vedono di cacca non è fare. Non mi ha detto così, ma ho capito che i miei video devono essere più belli che mai. Non dico che devono avere la qualità della tele, ovvero della televisione, ma un minimo di qualità decente devono essere. Tipo, se io uso la telecamera Canon, devo avere una qualità bella e ce l'ho. Perché io sono tonta e non la uso, invece dovrei usarla. Perché se non l'ho comprata la telecamera? Perché mi serve per fare video di qualità. Vero, ragazze? Esatto. Infatti. E io mi stardisco a fare video col telefono, da qui in avanti prendo la telecamera e uso questa telecamera, perché se ce l'ho cosa ce l'ho a fare? Per, non lo so, per giocarci. E no, è così. Anche se ce l'ho qua c'è solo così, make-up per hobby. Però, ribadisco, non, se mi entrano qualche soldino in più in tasca, non ci sputo su. Anzi, mi fa pure piacere se ci guadagno qualcosa a YouTube. Non dico che ci guadagno chissà che miliardi, esagerata, però qualche soldino non mi guasta. Non fa male, no? È la verità. Però, ragazzi, io non mi illudo di YouTube perché c'è persone più all'ingrande di me, ma veramente più wow. Dico la verità, mi piacciono proprio perché hanno proprio quel che di bravura più di me. E infatti è da loro che apprendo, sapete bene di chi si sto parlando, bravissime. Di Sherry Pandemonium, ovvero Carlotta, la bellissima Carlotta, wow, non so come fa a fare quei look, ma è troppo brava. Bellissima, bravissima e simpaticissima. Poi un'altra che adesso non mi viene a mente, vabbè, la prima sapete chi è, inutile che ve la nomino, non vi faccio nomi perché ve lo metto qua nella notazione del montaggio appena vado a montare il video. E l'altra è, come si chiama quella YouTuber che mi piace tanto? Ah, Basic Gaia, mi piace molto, anche lei non è male, dai. Poi c'è, come si chiama oltre a Basic Gaia? Camilla, come si chiama? Milanesi. Camilla Milanesi è bravissima, ma è un altro. Ti fa un parlare toscanaccio che mi fa troppo ridere, troppo comica, troppo simpatica. Mamma mia, è il top del top, fa ridere. E l'altra è Luana Gigia Topax, simpatica, troppo brava lei. Mi fa ridere sempre. Ogni tanto qualche parlata, cioè qualche dialogo ce la facciamo in via privato. È troppo simpatica, sì. Un'altra ancora che io adoro, stimo e ho piena fiducia di lei nelle sue recensioni, ed è Alessandra, sì, la sarda. Buffettina chic, simpaticissima. Se mi chiedete, hai avuto mai modo di incontrarla? No. Ma non fa niente, vabbè, ci sarà qualche volta, se finisce questo periodo storico, chissà che ci sia la volta di incontrarlo, se magari arriva da Cagliari o viene lì qua per caso, ma mai dire mai, vabbè.
Comunque, ragazze, piuttosto non vi ho chiesto ancora all'inizio del videoblog come state? Spero bene. La giornata oggi non è il massimo. No comment, vabbè. Bene, 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 bene. Dunque. Allora. Frattempo mi sto gustando il mio bel caffè, caffè latte per la precisazione, caffè latte e un attimo solo che vi copro perché devo andare a prendere una cosa, copro come si chiama? Non mi va di stoppare perché se stoppo poi mi tocca montare, già so che devo montare il video, però attendete un attimo, prendo una cosa e torno. Aspettate ragazze, stavo cadendo, muy bien. Aspettate perché. Ecco qua. Allora, eccomi qua. Dunque, ragazzi, sono tornata. Non ho stoppato perché mi viene male a stoppare, ragazze. Poi ho una batteria che è questa qui, la batteria del telefono, della fotocamera. Non è il massimo. Ma io sto registrando, sì, oh, sì, sto registrando. Perché non capivo se stavo registrando o meno. Sì. Sto registrando e volevo sapere se stavo continuando a registrare, perché non è detto che ogni volta che registro questa continua a riprendermi questa telecamerina bella e buona e anche molto professionale, che tra l'altro mi stava cadendo, muy bien. Allora, facciamo una cosa, questo lo metto di qui e poi metto anche, aspettate, vediamo un po'. Ok, bene. Allora, ce l'avrò fatta forse. È un po' come si può dire, questa posizione della telecamera è un po' ardua perché ogni volta che io registro con questi video, con questa fotocamera, scusate, è un po' ardua la ripresa, perché non è che è ardua come io posiziono la telecamera, perché non è mai semplice. Voi dite, ma i video come diamine li registri? A volte col telefono, ve l'ho già detto tante volte, e a volte anche con questa benedetta Canon, che non è male per l'amor di Dio, solo che quando faccio le riprese, ovvero non dico la transizione, l'immagine, scena per scena, ripresa per ripresa. E sì, ragazze, è un po' ardua. Perché? Perché? Ora vi spiego. Praticamente ogni ripresa devo vedere come impostare la telecamera, come metterla, come fare, come qui, come là. Che Dio ne scampi e libri, ragazze. Non è semplice, ragazze. Lo sapete anche voi. Voi fate video come me. Quindi va bene. Lasciamo perdere. Perché
anche voi sapete bene che fare video porta tempo, pensare con la testa ovviamente, perché voi direte ma non è come un lavoro fare video su YouTube, non è un lavoro ma quasi, perché se uno deve stare lì a prepararsi l'argomento da fare, a prepararsi, a immaginarsi la scena come deve essere e a immaginarsi anche le foto a sviluppare, per montarle e caricarle come immagine di copertina sul proprio canale YouTube, ovvero sul proprio video. Quindi non è facile, ragazze. Quindi capirete bene che ogni volta che io scatto la foto. Sì, entra pure. Vuoi che vado di là? Ok, aspetta un attimo. Aspettate, ragazze. Vi porto di là perché mia nonna intanto qua deve prendere caffè e ha diritto anche lei. Ok, ecco qua. Bene, eccomi qua ragazzine mie, anzi ragazzuole, perché vedo che siete in tante a commentare i miei videucci. Dunque, allora, vediamo se ci siete ancora. Sì, ci siete ancora. Devo controllare, perché io ho il terrore, ho telecamera, ogni tanto fa la pazza e non registra, quindi mi controllo ogni volta che devo vedere cosa sto registrando, se sta ancora in moto questa macchina. Ebbene sì ragazze, ho deciso che questo video, questi video tra un po' saranno registrati con questa Canon. Con cosa monti il video? Allora, a volte li monto con InShot, ma non sempre. O a volte li monto con, fatemi pensare, con KineMaster o PowerCine, come si chiama? No, PowerDirector. Mi stavo sbagliando, o AVS Editor da computer, ma più che montarli con AVS Editor li monto con Windows Movie Maker, perché Windows Movie Maker non è, dico che è un come si dice, come dire, un programma di montaggio chissà che, però aiuta per quanto riguarda i vari tagli netti dei vari passaggi, scena per scena. Tu giri una scena, poi ne giri un'altra, poi un'altra ancora. Tipo, che ne so, fai un make up, attacchi la scena, vabbè, no? Adesso non vi sto qua a spiegare, già sapete come sono. Chi sa fare video come me e come anche altre ragazze che mi seguono e seguono altre ragazze così di fila, sa la scena che deve registrare. Ovviamente se la immagina, se la prepara dal giorno prima, come faccio io di solito. Comunque, vi stavo dicendo, io edito i video con Windows Movie Maker, faccio varie transizioni, effetti speciali, ne faccio ben pochi, li faccio ogni tanto, non sempre, perché dipende se faccio video svuota la spesa, non serve modificare i video. Va bene così, vabbè, ovvio, se mi sbaglio dicendo qualcosa, ci autocorreggiamo senza tagliare la scena, altrimenti non si capirebbe niente di ciò che facciamo, di ciò che diciamo. Quindi, onde evitare di tagliarci, scusiamo e ci autocorreggiamo, perché l'autocorrezione va bene, secondo me. Poi ognuno è libero di fare proprio quello che vuole del proprio canale, del proprio video. Allora, stamattina cosa ho in mente di fare, ragazze? Nulla. Pulire la mia camera, farmi il letto, come giusto che sia, che ne so, spolverare. Però tutto questo lo farò sempre in un secondo momento. Prima mi godo la mia colazioncina, poi mi vesto e basta. Il resto. Ah, e devo anche aspettare una cosina. Non so manco se arriva, quindi. Sti cavoli, non mi interessa. Se arriva, arriva, se no, ciao. Non mi sto lì a troppo a stressare. Come si suol dire, vivi la vita così come viene. Allora, com'è la giornata? Ve l'ho fatto vedere all'inizio. Ora vi faccio vedere di nuovo com'è la giornata. Sarà. Allora, aspettate. Dunque, dunque, dunque. Vi apro la tenda. Ok.
Non è granché, ma non è malaccio, diciamo. Da. No, così mi mette la camera. Ok, bene. Avete visto tutto. Adesso vi ripoggio dove eravate. E basta. Riuscirò a mettervi in maniera migliore. No, non ho finito ancora, no. Comunque, ragazze, io dopo questo video vi dico già, se volete. Zitta, no.